Ovviamente è una domanda complessa, no? Che chiama la questione della classe. E lo dico no perché è qualcosa di cui si parla molto, anche, è anche uno strumento utilizzato contro, no? È comunque uno strumento, è comunque una questione che ad esempio dentro i movimenti femministi è una questione che si è molto discussa. Sicuramente è cambiato, sì, io dico sì, è cambiato, è cambiata quella densità di identità sociale, no? Rispetto al lavoro che si faceva, il lavoro non ci identifica più in una maniera, come dire, così continuativa e uniforme, spesso ci troviamo nelle nostre vite a fare diversi lavori, anche simultaneamente, a fare lavori con diversi datori di lavoro, no? Quindi a essere, come dire, quel concetto così uniforme che era legato, no, a una dimensione urbana, industriale, produttiva, chiaramente è molto diverso adesso, no? Le forme di lavoro si sono moltiplicate tantissimo, non so, no, quello che dicevamo, pensare la crisi sanitaria come anche una crisi della cura, significa anche vedere lavoro laddove invece no, ci volevano spingere solo in una dimensione, come posso dire, individuale della percezione o nella responsabilità individuale, no? C'è stata moltissima insistenza sulle responsabilità individuali, così come ora un po' essere poveri sembra sempre un po' una nostra colpa. Ecco. Quindi quando parlo di cura io dico anche riconoscere lavoro lì dove di solito non si vede lavoro, no? Dove magari quelle categorie più dense del primo Novecento non ci aiutano a riconoscere il lavoro. Su questo allora anche i soggetti si moltiplicano, no? Non è più il proletario o la proletaria, se andava bene, ma moltissimi soggetti, appunto, no? Le donne che soggetto sono, no? Non dico le donne come gruppo naturale, dico le donne come gruppo sociale, socializzate donne, i soggetti femminilizzati. Le persone, no, che non si riconoscono dentro quel tipo di regime o le persone migranti, no, quindi non sono identificate rispetto, come posso dire, alla natura del lavoro che fanno, ma sicuramente, ecco, non so se ha senso parlare, a me non viene di dirlo più quella parola, no? Però sicuramente la dimensione della classe, la dimensione della materialità delle nostre vite, quella sì, è una questione fondamentale, quando diciamo tenere insieme giustizia sociale e giustizia climatica, è per dire o transfemminismo e questioni materiali, quindi non si parla solo di diritti civili, no? Separati dalla materialità delle nostre vite, ma si parla di sistemi di sfruttamento, di estrazione, appunto anche di violenza, no? Sistemica su alcuni soggetti. Quei soggetti ora sono estremamente vari, hanno forse nomi diversi e spesso una persona ha più nomi per dirsi. Ecco, per questo da un certo punto di vista è più difficile fare politica adesso perché ad esempio nel tutto quello che è il lavoro non produttivo, diciamo lavoro di cura o lavoro di riproduzione, come vogliamo chiamarlo, non, alle volte non abbiamo neanche dei luoghi di lavoro, no? Quindi in quel senso sicuramente è moltiplicato e quindi trovare delle forme, per questo, no? Quando parliamo di istituzioni del comune, per me sono degli strumenti politici, non sono strumenti riparativi. È la differenza tra un approccio riparativo, appunto, non essere la Caritas di sinistra, anche se, no? Anche quell'intervento alle volte può essere necessario, così come pensarci fuori da ecologie riparative, no? Levarci da un'idea pacificata, no? Di ecologia. Non vogliamo riparare il mondo, ne vogliamo fare uno fatto diverso o molti altri fatti diversi. Quindi tenere insieme questi elementi è necessario. È chiaro che le persone che vengono qui e che fruiscono di alcuni servizi, poi Maria Angela, Paola, che sono qui, Mari, mi correggono se dico delle castronerie, ma c'è anche un sentimento di vergogna della propria condizione, cioè la diversità con altre fasi storiche nelle quali, come dire, c'era una coscienza di classe che ti permetteva di vivere anche la tua condizione, come anche una condizione di rabbia. Di espressione anche di lotta per modificare lo stato di cose presenti, prendere il pacco molte volte può anche essere vergognarsi di prenderlo, vergognarsi della propria condizione. Qua torniamo proprio a quello che è stata la capacità del sistema capitalista di
come dire, creare vergogna nei più deboli, creare vergogna in coloro che sono in condizioni di povertà. E quindi il fatto, come dire, non è quindi che non esista una condizione di classe, ma è anche nella incapacità che abbiamo avuto e che dobbiamo indagare di trasformare questa condizione anche in una condizione di ribellione. Allora, pensiamo a cosa saranno. Noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto un esperimento fallito clamorosamente, abbiamo convocato una manifestazione a partire dai soggetti che attraversavano il banco alimentare e gli ambulatori contro il caro bollette. A questa iniziativa politica ci siamo trovati noi più altri compagni più 1, 2 o 3, 4 persone del banco alimentare, quindi su un segmento di noi diamo 75-74 pacchi famiglia a settimana, quindi penso 200 persone, più abbiamo gli ambulatori nei quali transitano qualche altro centinaio di persone, pensiamo alla città di Vicenza, vuol dire che magari ci mescolano anche i vari settori, 300-400 persone su una città di 110.000 abitanti, per cui non proprio poco, no? Allora qui non si tratta di dire ma allora sì, il povero non si ribella, no? Tutti i classici discorsi qua sì, fatti da un punto di vista di un certo tipo. Invece c'è stata una lettura secondo me molto interessante nel nostro dibattito, che è stata questa: ma anche noi siamo nella condizione, perché anche gli attori di questo spazio non sono attori o attrici che hanno invece una dimensione di vita elevata. Cioè, quindi il problema è cominciare a fare le lotte a partire da noi. Quindi per questo quando vedo quando vedo, no, che vengono lanciate piazze come quella del 22, allora lì sì possiamo ritrovare anche la capacità di convergere, mettere insieme l'attivista climatico che è capace di mettere in coniugare il caro bollette dentro una speculazione finanziaria legata al capitalismo fossile, a interconnettere le cose, ma poi calarci immediatamente nella materialità delle cose. E quindi io credo che è questa forse la cosa più difficile che noi abbiamo, no? Riuscire a parlare di giustizia sociale in questo momento in cui ci saranno evidentemente problematiche enormi nel prossimo periodo. Credo che a novembre faremo i conti con bollette ancora più alte, e qui il problema sarà trovare gli strumenti. Noi non ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto degli esperimenti che non hanno funzionato, trovare la modalità di... Però non è, come dire, dall'alto verso il basso, non è noi che organizziamo le lotte dei poveri, è provare a ricostruire quel senso di comunità che proprio a partire dalla riconoscersi come istituzione del comune ti porta a confliggere per migliorare le tue condizioni di vita. O addirittura, lo dico, per andare a prenderci il denaro dove c'è, perché questo è uno degli altri problemi che noi abbiamo, perché il denaro esiste, c'è, ed è tenuto come monopolio. Allora anche la riappropriazione della ricchezza, tema assolutamente in questo momento lontanissimo dalla nostra prospettiva, è un tema. Ma io penso che la prospettiva di classe sia soprattutto oggi imprescindibile, cioè, quindi dico una cosa in difesa del proletariato. È chiaro che è un termine che si usa meno per delle ragioni che sono cattive, ma anche per delle buone ragioni, e Ilenia lo ha detto, perché una prospettiva di classe classica, scusate il gioco di parola, che non tenga presente la questione di genere, che non tenga presente la questione della razzializzazione dei soggetti, è una posizione che può riprodurre anche delle forme che sono proprie invece del capitalismo, del patriarcato, diciamo del razzismo, eccetera eccetera. D'altro canto però vale anche l'opposto, cioè io credo che quelle che oggi si chiamano le cosiddette politiche dell'identità, cioè tutti quei campi di mobilitazione importantissimi che prendono invece come centrali, che tengono al centro il genere e la razzializzazione, se perdono la componente di classe, secondo me anche lì rischiano, come dire, di riprodurre poi alla fine delle dinamiche neoliberali, capitalistiche. E quindi penso che, non so, proletariato non lo so, però io dico c'è una cosa, cioè chiunque, il proletariato ancora descrive una condizione, anche se forse
è una parola che non è più utile. Non credo che se oggi lanciassimo delle piazze proletari di tutto il mondo, unitevi, verrebbe tanta gente, ecco. Però diciamo, tutti coloro i quali non possiedono capitali, non fanno profitto o non vivono di rendita e devono vendere la propria forza lavoro per campare, quelli sono ancora proletari, e tantissimi, siamo la stragrande maggioranza. Il problema qual è? Il problema è che non vendiamo più la nostra forza lavoro come la vendevamo fino agli anni 60 e 70. Nell'economia di oggi, non dico l'operaio, ma anche quasi l'operaio, sicuramente tutta quella composizione di lavoro più cognitivo dei servizi, eccetera, è già immediatamente formato come imprenditore del sé. Il tema dell'indipendenza e dell'interdipendenza. È difficile riconoscersi in quanto sfruttati se siamo programmati per essere imprenditori, magari imprenditori della propria miseria, imprenditori della propria precarietà, ma non c'è più un orizzonte nel mondo del lavoro odierno, un orizzonte, diciamo così, anche esistenziale di classe. È molto difficile da, è molto difficile da riconoscere, perché la cultura del lavoro si è trasformata, l'antropologia del lavoro si è trasformata, la composizione tecnica del capitale si è trasformata. Però dico che chiamiamoli proletariato, chiamiamola moltitudine, chiamiamola come vogliamo, cioè quello che mi interessa è che la prospettiva di classe stia al centro, con tutti quegli aspetti, o al centro, che sia parte di una mescolanza, che non venga esclusa dalla mescolanza con, per esempio, quella che è la prospettiva femminista, con quella che è la prospettiva che oggi si chiama decoloniale, che non è la stessa cosa dell'antirazzismo, ma che una volta avremmo chiamato antirazzista. Il mondo è globale, la situazione è complessa, e la sfida è, credo sia, una parte della sfida è anche questa. Ecco. Ci sono ulteriori domande? Prego. Francesco, noto pittore. Tempo abbiamo. No, sono molto d'accordo, perché c'è una forza materiale delle narrazioni, quindi quando noi che ci dedichiamo alle cose un po' più artistiche o culturali insistiamo, no, tanto su questo punto di quanto l'immaginario
ci costituisca, plasmi, no? Il modo in cui ci vediamo, ci percepiamo, appunto i generi, sono una costruzione eminentemente discorsiva, sociale, ha pochissimo a che fare con l'anatomia dei nostri corpi, che sono tendenzialmente piuttosto uno diverso dall'altro che non simili, no? Anche nel DNA, nei genitali, eccetera. Quindi quanta narrazione c'è voluta, no? Per ridurre a due e a un sistema binario, e così, no? Quanta narrazione c'è voluta per farci percepire come individui o farci percepire la nostra miseria come un patrimonio da amministrare con intelligenza, no? Quindi l'idea di essere imprenditori, imprenditrici di noi stesse, questa liberalizzazione del lavoro che poi diventa tutta appunto individualizzata e si trasforma in senso di colpa, no? Quello che dicevamo, no, sono io che sono sfigata, che no, non riesco a fare l'artista e devo fare la cameriera, no? Perché poi diciamo sono un artista, non è vero, sono un artista tanto quanto ho servito i piatti al ristorante, ho lavorato in una cucina, ho distribuito i volantini per strada e faccio pedagogia, faccio mille altri lavori insieme a quello, no? Quindi quanta narrazione ci vuole, quanto discorso ci vuole per anche noi stessi descriverci in quella forma lì, no? Al tempo stesso, quindi c'è tantissima narrazione all'opera, tantissima, davvero in pandemia l'abbiamo visto bene, non c'era nient'altro se non quello, quindi era proprio molto chiaro come lavoravano, no? Quei dispositivi di narrazione collettiva, e al tempo stesso c'è una potenza in questo, così come è costruita, così può essere sovvertita, detta, no? Per questo non è solo quando dicevamo, no, l'importanza di teorizzare Caracol, ma proprio di raccontare, perché raccontare fa diventare qualcosa, cioè fa fare un salto di specie alle cose, non le descrive soltanto, no? Pensare un laboratorio di narrazione intorno a un'esperienza, come ad esempio, mi chiedo una domanda che mi faccio spesso, come i medici e le mediche vivono questo luogo, perché c'è una soggettivazione di chi viene a fruire qui, e quella è forse quella più difficile, perché è la più frammentata, no? Però quella soggettività lì, che pensiero produce, no? Sulla differenza tra farlo qui e farlo in un ambulatorio privato, farlo dentro la sanità pubblica, no? In questo momento ad esempio, cioè, quindi quello veramente anche le forme di narrazione producono delle trasformazioni, dei cambi di stato, c'è una forza per me immateriale delle narrazioni e degli immaginari forte, radicale. L'arte, la questione è grossa, c'è una tendenza, con Marco ci confrontiamo molto spesso, ad esempio un po' ora tutte le biennali, tutti i festival, tutto il mondo dell'arte più figo, più cool, pieno di soldi, è molto rivolto all'attività politica, quasi ossessionato da tutto ciò che è cooperazione, mutualismo, commons, autodeterminazione, eccetera, no? E rimangono, come dici tu, diventano nel peggiore dei casi delle estetiche, no? Quindi nel migliore dei tentativi di provare a occupare delle istituzioni o farci arrivare dei contenuti o dei modi, però spesso poi i sistemi produttivi rimangono intatti, le economie rimangono intatte. Per me quel lavoro lì è un po' forse terra terra, però si esprime quando artisti e artiste non lo esprimono solo dentro il lavoro che fanno, ma in piani di soggettivazione, in aggregazioni politiche, e lì c'è anche una forza creativa, no? Che magari si esprime diversa, no? Perché magari si riesce a mettere all'opera anche tutto quel portato, quell'immaginazione, appunto quel deposito di immaginari per costruire anche forme diverse, per stare insieme anche forme diverse politiche, si esprime piuttosto lì, no? E anche nel, questo ad esempio è un lavoro che abbiamo molto fatto nell'occupazione del globo, ma insomma anche negli anni passati, appunto, cioè uscire da quest'idea che sia qualcosa di specialissimo fare l'artista, no? Perché quella è anche una retorica, spesso una retorica che serve per affrontare la precarietà, la povertà, l'insoddisfazione, la frustrazione, la violenza, no? del mercato o dei sistemi che includono o escludono, però non ci aiuta, ecco, invece dirci anche con altre parole e vedere i punti di connessione, quello per me, nella mia esperienza, sono sempre stati di maggior potenziamento, di potenza e anche di invenzione.